Vite spericolate, Doris Duranti. Una capanna maligna, ballamo al ritmo di bongo. Doris Duranti, nata Dora Durante, 1917-1995, è stata un'attrice italiana, una delle dive di spicco del cinema italiano durante il ventennio fascista. Guardavo lo cielo, nell'aria un bello stornello. Arriva la negra Tomasa, ciao putra cosce melone. Prendo Aniele Spagnata, mi trovo davanti a Leone. Lo strego riballava. Fu anche celebre per la sua rivalità con Clara Calamai. Facendo un grande bordello, e lo stornello africano faceva proprio così. Iniziò la sua carriera giovanissima, già dal suo primo arrivo a Roma, presso suo cugino Lorenzo, con alcune apparizioni minori e lavorando come comparsa in Vivere, 1937, di Guido Brignone e in La gondola delle chimere, di Augusto Genina. Molto importante per la sua carriera fu l'agente cinematografico Eugenio Fontana, che ne curò per molti anni i rapporti con produttori e registi. Riarriva la negra Tomasa, rinciamo tra croce melone, riprendo aliene sbagliata, ancora sto leone, lo stregoni ballava, facendo un grande bordello, e lo stornello africano faceva proprio. Tra le sue più riuscite interpretazioni vanno inoltre ricordate Cavalleria rusticana e Carmela. In quest'ultimo film Doris Duranti si mostrò a seno nudo, fatto che diede vita ad una celebre querelle con l'altra grande diva del cinema italiano di quegli anni, Clara Calamai, apparsa in una scena analoga nel film La cena delle beffe. Come da morì amoreo, da paura amoreo. La Duranti teneva a dire che il mio fu il primo seno nudo ripreso all'impiedi, apparve eretto come era di natura, orgoglioso, senza trucchi. Invece la Calamai si fece riprendere sdraiata, che non è una differenza da poco. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Calamai, la prima a mostrare il seno nudo nella storia del cinema italiano fu Vittoria Carpi, nel film La corona di ferro, di Alessandro Blasetti. Divenuta l'attrice più ammirata e pagata durante il regime fascista, nel 1940 la Duranti conobbe il gerarca toscano Alessandro Pavolini, ministro della cultura popolare, e presto gli si legò sentimentalmente. La relazione fu in primo momento osteggiata, ma poi tollerata da Mussolini, che pare fosse rimasto colpito positivamente dalla Duranti nel film Il re si diverte. Amica di Galeazzo Ciano, livornese come lei, assistette impotente alla sua tragica fine, avvenuta anche per mano del suo compagno Pavolini. Straziata da questi dolori interni che la toccavano nel privato, cercò di tutelare i propri familiari a Roma, in Sabina e a Livorno, ma non riuscì ad evitare l'occupazione nazista delle case in cui risiedevano, con la drammatica conseguenza del loro sfollamento, esponendoli a grandi rischi con conseguenze spesso fatali.
La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1976 nel film Divina Creatura, diretto da Giuseppe Patroni Griffi e interpretato accanto a Laura Antonelli. Poi da paura amoreo, da morire amore. La Duranti pubblicò nel 1987 un libro di memorie, Il romanzo della mia vita. Questa autobiografia è diventata poi una fiction televisiva trasmessa da Rai 1 nel 1991 con il titolo Doris, una diva di regime, con la regia di Alfredo Giannetti e con Eli De Melli nel ruolo della protagonista. Mamma,